Amici di Living Mountain, benvenuti in un nuovo video. Oggi stiamo in Puglia. La meta di oggi è il Monte Cornacchia, ovvero la cima più elevata della Puglia. Chiamasi anche Tetto della Puglia. Quindi diamo il via all'escursione. Via! Adesso stiamo raggiungendo il Toppo Pescara, che ci sarà un panorama mozzafiato con vista lago Pescara, mentre dopo andremo lì, Monte Cornacchia, con i suoi 1151 metri sul livello del mare. Ah, che aria fresca, 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 fresca.
amici di Living Mountain, siamo qui nel rifugio del Monte Cornacchia. Siamo a 1151 metri sul livello del mare. Adesso è ora di pranzo, ci stiamo cucinando qualche cosa. Come vedete, questo è il rifugio, tutto in pietra e legno. Ci stiamo cucinando qualcosa. Questo è il mio fornellino ad alcol. Saluta. Il nostro ristorante preferito? Il nostro ristorante fai da te. E dopo aver pranzato, cucinato al rifugio, adesso andiamo a vedere se si può, perché è sempre affollato. La panchina, la famosa panchina, che poi non è tanto Ina, ma è Ona, per la famosa panca del comune di Biccari, posta appunto sul vicino un crinale, dove si gode il massimo del panorama. Una fortuna per tutti quelli della zona. A dopo. Finisce qua l'escursione di oggi, amici di Living Mountain. Siamo in un sottobosco, stiamo tornando la macchina. È stata un'escursione abbastanza facile. L'unica pecca è che c'è molta presenza dell'uomo, in quanto è un posto abbastanza turistico. Ed è anche festa, perché oggi è il primo maggio. E quindi non va bene. Dobbiamo cambiare periodo, nel caso proveremo verso l'autunno oppure in pieno inverno l'anno prossimo. Al prossimo video, allora, vi lascio con qualche slow o qualche ripresa di questo posto.